Bentornati amici sul computer in due. In questo video andiamo a trattare qualcosa di bello, bellissimo, fantastico, lo diciamo sempre. Però in questo caso ci è capitata una cosa molto carina. Perché sì. a nome del canale ci hanno commissionato un computer. Ovvero, è un concetto astratto, lo so, è difficile da capire, non è facile. Però ci hanno commissionato un computer. Ovvero, ci hanno dato i pezzi, ci hanno detto montatelo. Metteteci l'adesivo che non abbiamo. Sono stati presi i pezzi, hanno detto io voglio fare una roba del genere. Sono stati scelti i componenti, sono stati acquistati perché siamo rivenditori che possiamo appunto vendere, eccetera eccetera. Quindi, andando prima appunto a ringraziare Luca che ci ha permesso di fare questa cosa. Ciao, qua Luca. Andiamo a vedere qualcosa di più interessante, perché prima sigla. Pezzi, andiamo a vedere i pezzi. Partiamo dal pezzo più semplice, che finalmente ha un nome semplicissimamente. Si chiama Asus Semplice A. Z170A, il nome di questa motherboard. Allora, una motherboard normalissima, e passiamo oltre che la conosciamo. Esatto, chipset ovviamente il top per fare OC. OC appunto perché abbiamo scelto un processore K, e in questo caso si chiama il i5-6600K, perché è solo lui che c'è, e via, anche questo lo conosciamo. Perfetto. Un'altra cosa, abbiamo le memorie che si devono accompagnare appunto per fare qualcosa. Aveva bisogno di un pochettino di memoria, mi diceva. Quindi invece che optare per 8 giga abbiamo scelto 16 in totale. Il nome di questa RAM qua? Della Crucial, del Ballistix Elite Black, insomma. DDR4 2666 MHz, quindi anche un po' occate. Molto buono. E dopo andiamo a vedere il core, appunto la cosa principale che ci sta dietro a fare giochi. Si gioca con la scheda video. Scheda si video gioca con la GTX della NVIDIA, della GTX GeForce, della 1060 della Gigabyte, okay. La G1 Gaming. Ok. Quindi io non mi sto ripetendo per niente in questo video. Assolutamente. Un altro componente, passiamo oltre appunto, un altro componente è il dissipatore di questa CPU. Quindi essendo un processore K andiamo a voler qualcosa di spinto, quindi per spingere bisogna raffreddarlo. Di molto piccolo, molto compatto, perché sappiamo tutti che Cryorig come questo, il Cryorig H5, è compattissimo. Esatto, non occupa spazio e dissipa un gas. Un'altra cosa, le memorie, memoria quella che appunto quando spegniamo non muore appunto. È un SSD della Samsung, l'850 Evo, bellissimo, da 500 giga, quindi appunto aveva bisogno di tanto spazio di archiviazione interno per giochi, un po' di giochi e sistema operativo, quindi abbiamo optato per 500 giga. E infine, non è vero, l'alimentatore? L'alimentatore è qualcosa S630 watt della Thermaltake. Lo Smart SE 630. Esatto, 630 watt che... Basta un avanzo, non tanto. Alla faccia. Alimentatore semi modulare, certificazione 80 plus bronze, quindi va ottimo, ottimo per quello che è. E ultimo ma non meno importante, il case, ovvero l'NZXT S340 white. Oh, precisiamo. Bello. Bellissimo. Andiamo a vedere. Detto questo, andiamo a vedere l'assembly. L'assembly, come si muove?
assemblato, fatto. Con la forza della mente, come potete vedere, tutto a potere del magnetismo. Tutti i magneti. I magneti hanno fatto questa cosa, avete visto anche il trick che abbiamo usato, che sono segreti professionali, ovvero come montare la motherboard all'interno del case. Mi raccomando, è professionale, anche il video è professionale, tutto fatto con serietà. Cioè, potete vedere che siamo due persone serie, non... E quindi avete potuto ammirare un pochettino, brevi spezzoni appunto, di come si assemble, di come abbiamo proceduto all'assemblaggio di questo computer. Allora, parentesi, installato il sistema operativo, tutto quanto, però prima abbiamo avuto, diciamo, sapevamo, perché avevamo voluto sfruttare appieno la capienza di questo case. Esatto. Per quale motivo? Quindi, come potete vedere, c'è un millimetro d'aria tra il dissipatore e il case, la paratia laterale del case, per così da ottimizzare il flusso d'aria, perché se ci sono 5 cm l'aria ristagna, passa fuori, no, ristagna e non funziona bene. Allora, se c'è un millimetro e basta, passa molto meglio. Scusate, mi è venuta in mente una cosa, che i nani li facciamo respirare anche noi. E che cazzo, devono respirare questi nani. Quindi appunto, quando abbiamo fatto la scelta di questo dissipatore, abbiamo detto ok, massimo supportato dal case, tot 161. Qual è quello che è più vicino a 161? Questo, l'H5 160. Vogliamo rischiare un millimetro di tolleranza, e l'abbiamo montato così bene che non c'è neanche, cioè, un cavo, uno si vede di cavo, c'è un millimetro dalla paratia, cioè non tocca, c'è un millimetro veramente. Un millimetro. È pulito perfetto e va come una bomba. Uno spettacolo. Addirittura avevamo preso le misure e nel mentre che lo stavamo montando abbiamo detto, ma siamo sicuri che ci passa, cazzo. Abbiamo preso liscio, perfetto. Cioè, neanche farlo su misura, neanche farlo esatto, neanche farlo apposta. Ok, quindi montaggio bello, carino, LED bianchi. Sì, i LED bianchi cosa portano al gaming? I LED bianchi incrementano le prestazioni in modo infinitesimale. Esponenziale. Infinitesimale. Va un cazzo, quindi. Infinitesimale. Vabbè, infinitesimale. Perché è il limite di x che tende a più infinito per la derivata di x fratto x. Se fai il reciproco, poi esce la funzione stessa. Aiutatemi, per favore. Quindi, tornando a noi, sistema operativo Windows 10, versione ovviamente prova, perché non aveva, diciamo, non è nel budget, non era compresa una versione ufficiale di Windows, quindi prova 30 giorni, discreta. I programmi che abbiamo installato all'interno di questo computer sono quelli obbligatori, che servono appunto per giocare, ovvero Chrome, perché devi scaricare la roba da Chrome, perché se lo fai da Explorer impazzisci. Poi vabbè, tutti i driver, sia di Asus che di Nvidia, aggiornamento del BIOS, aggiornamento dei driver, Nvidia GeForce Experience, bla bla bla. Poi qualche altro tool che è sempre utile, WinZip. Sono quelli classici, quelli insomma, Asus, che ci sono. Tipo per il wifi, per lo storage, insomma. Tutto quanto, CTwig. Comodi, cioè ad esempio non abbiamo messo Norton, perché quello lì avrebbe fatto crashare il computer a prescindere. Quindi basta, cioè, un'altra cosa. Sono state un po' pensate queste cose. Ovviamente. È stato fatto OC. OC, è stato fatto OC sia un pochettino alla scheda video che soprattutto al processore, processore K, il processore da 3.5, 3.6, quello cazzo che cazzo era. 3.9 in turbo, insomma. Arriva a 4.3. Benissimo. Là. Oh, là. Spettacolo. Esatto, quindi occato il processore, occato un po' la scheda video. Quindi va una bomba veramente. Va una bomba. Non ha rivali. Abbiamo fatto i test per 3D Mark, che è stato messo un attimo dentro. Cosa abbiamo fatto come punteggio? Circa 11. Circa 11.000 sul Firestrike, che sarebbe quello per il Full 1080, sì. Full. Ok. E invece su quello per il 2K, con tutti i dettagli sparatissimi, 5.880 dovrebbe essere. Mi ricordo, vedete in video, quindi subito capite chi a video. Davanti alla faccia di Smash, questo è il risultato. Quindi, morale della favola, computer budget sui 1.200 euro, così, quindi è un ottimo computer, appunto calcolando anche le RAM che hanno influito molto sul prezzo, perché cazzo, 16 giga sono tanti, diciamo. E quindi come lo definiresti te questo computer? Molto, venuto bello, bene? Molto bello. È bello, vi piace un like. Chi mette dislike, vengo a casa, lo prendo a schiaffi, eh. Soprattutto se sono passati 20 secondi da quando ho pubblicato il video. Bene. Detto questo, ringraziamo di nuovo Luca, che lo viene a prendere oggi pomeriggio, viene direttamente da noi, che abbiamo anche la possibilità di spedire, ma lui vuole venire a prenderlo in mano. Quindi ci vediamo e al prossimo video. Ciao!